Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme, uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli scontri. Dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Piccoli Grandi Passi presenta la nuova collezione autunno-inverno per grandi e piccini. Una rinnovazione di colori e di design, attenti alla qualità e alla varietà delle nostre linee, proponiamo i nostri brand 100% made in Italy. Solo Soprani, Sylvian Hitch, Sauconi, Adidas, Balducci, Polo Club, Diadora Asso e Lelli Kelly. Scopri le ultime tendenze e gli aggiornamenti sulle pagine Facebook o di Instagram. Vieni a trovarci a Colonia Marina. Con Piccoli Grandi Passi raggiungi la comodità. Rieccoci, rieccomi, buon giovedì, eccoci puntuali per il nostro 60 News, approfondiamo, aggiorniamo, ci intratteniamo con un ospite differente ogni pomeriggio. Nel caso in questione, così dall'ospite se vince i temi che verranno trattati, è Colopino Vumbaca, che è il sindaco di San Giovanni di Gerace. Tra l'altro un sindaco che ha scadenza di mandato, quindi va da sé, che ovviamente dovremo trarre anche un bilancio dell'attività svolta sinora. Benvenuto in trasmissione, sindaco. Sì, grazie, buonasera. Grazie dell'invito. Ovviamente i temi attuali, quello che sta accadendo in queste ore in Calabria, nella nazione, in questo territorio principalmente, ma anche dei sindaci, del territorio della LOCDE, parleremo, insomma, tali e tanti gli argomenti che avremo da disquisire con il sindaco di San Giovanni di Gerace. Però vorrei partire da una riflessione che facevamo prima di andare in onda, ma curiosissima. Ogni tanto parliamo anche un po' di quello che succede prima di andare in onda, perché potrebbe incuriosire e ancora di più il nostro ascoltatore. Nell'immaginario, anche il cronista, si intenda, c'è che gestire un piccolo paesino, quale quello del nostro sindaco in atto, presente, no? San Giovanni di Gerace, che quasi 600 anime, no? Sia facile, no? Sia facile gestire una piccola comunità. Ma lo è sindaco, perché insomma un piccolo distretto territoriale, una ristrettezza territoriale, poche persone, qui dovrebbe essere più facile, così è? Sì, l'impressione dall'esterno può essere questa, in realtà non coincide. Vai a farlo il sindaco, infatti, che succede? Infatti io sfido tutti, e prima di dare un giudizio, a provare per una settimana, per un periodo. Premesso, fare il sindaco è una bella esperienza, un'esperienza esaltante, farlo nel proprio comune, nel proprio paese, ancora di più per chi ha la passione, per chi ha la voglia di mettersi in gioco, di fare qualcosa per il proprio territorio. Però le difficoltà non mancano. E quali sono? E più, oggi? Più si è piccoli come ente, più secondo me le difficoltà si fanno sentire. Ecco. Carenza di risorse, carenza di personale, difficoltà, vincoli normativi che non tengono conto del comune, sì, grande o piccolo. Sono vincoli normativi che si hanno sia al comune di Roma sia al comune di San Giovanni di Gerace, con la differenza che appunto nel comune più piccolo è tutto più difficile da gestire. Ma poi soprattutto negli ultimi anni, in maniera drastica, il taglio delle risorse, perché parliamoci chiaro, per amministrare con regolarità
e sono necessarie risorse finanziarie. Ed ecco che torna imperante anche l'argomento del mettersi assieme, no? Del conurbarsi. E torna questo, che però non si riesce, non si ha nella mentalità, non si riesce a inculcare nelle culture anche degli amministratori stessi. Sì, qui insomma sfondi una porta aperta, quello secondo me è il futuro, soprattutto per gli enti più piccoli. Associarsi, mettere in comune dei servizi, mettere in comune degli uffici. Noi siamo partiti con l'esperienza dell'unione dei comuni, che in realtà non è mai decollata al 100%. Sì. C'era in quel momento, era il 2014-2015, c'era una forte spinta normativa, quindi c'era la legge Delrio entrata in vigore da poco, avevamo un ministro che si occupava di queste cose, peraltro proveniente dalla nostra zona, la dottoressa Lanzetta, c'era una maggiore sensibilità verso questi temi, sensibilità che devo dire la verità nel corso del tempo poi è andata scemando, sì. E si è persa una possibilità, perché quella può essere una via per gestire ancora, meglio. Ufficialmente c'è ancora. Sì, l'unione dei comuni c'è non ancora. Funziona, è in stand by, è nel freezer. Diciamo che non dà il meglio di sé, non offre, non presenta il meglio di sé, quando invece le potenzialità sarebbero grandissime. Insomma, esercitare in maniera unificata, non per i 500 abitanti di San Giovanni o per i 6.000, 7.000 di Gioiosa, ma sì, per un bacino più ampio, avere un ufficio ad esempio che gestisce e si specializza su alcune cose per un bacino di utenti più ampio, sì, questo può solo dare dei vantaggi. Sindaco, San Giovanni di Gerace, però le confesso che non staremo a lungo, perché San Giovanni di Gerace è un paese piccolo, noi abbiamo un pubblico vastissimo, tutta quanta la Calabria, però giova trarre un piccolo bilancio dell'attività sin qui svolta, da lei svolta, al 2014 sindaco di questa comunità, lei la prima legislatura, e la fine sarà forse indecorosa perché c'è questa spada di Damocle che pende del possibile scioglimento del comune. Ma ecco, un bilancio di questi anni di amministratore, di sindaco. Sì, intanto togliamoci subito il dente, insomma togliamoci l'imbarazzo. Parliamo subito dello scioglimento? San Giovanni è stato soggetto ad un'indagine ispettiva da parte della, sì, prefettura, iniziata lo scorso 15 maggio 2018, sono passati 9 mesi, i termini stanno per scadere, quindi attendiamo l'esito finale di queste valutazioni della prefettura. Io non entro nel merito, ovviamente, come ho fatto finora, nel pieno rispetto delle istituzioni, certo. Dico solo che insomma, stiamo aspettando questo esito, che verrà a breve, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sì, al massimo, quindi sapremo se all'esito, sì, al di là di quello che sarà, comunque un peso, sì, un peso pesante, tra virgolette. Non entro nel merito, ma sicuramente, sì, beh, sì, sicuramente questi 9 mesi sono stati pesanti, perché andare avanti così questa legislatura, con la spada di Damocle inficia nel morale, sì, soprattutto nel morale, ecco. Comunque siamo andati avanti, abbiamo continuato a gestire, a ben gestire, io ritengo, il comune di San Giovanni di Gerace, portando dei risultati importanti. Parto da questo, sì. Noi a fine anno 2018, il 31 dicembre 2018, abbiamo approvato il bilancio del 2019, penso che siamo forse nei tempi giusti, sì, nei tempi di legge, penso siamo stati in due, forse nella provincia di Reggio Calabria, due comuni. Questo non significa poi grandi miracoli, significa regolarità amministrativa, significa aver forzato per significa esempio tempi, positivo significa esempio, sì, positivo, esempio significa, positivo significa avere il polso delle risorse e cercare dopo 5 anni di programmarle appunto in anticipo nel bilancio di previsione, di programmarle al meglio. Io ritengo che questo sia un risultato simbolico importante, cioè il pieno rispetto della norma, il pedissequo rispetto della norma, che garantisce poi al comune già dal 1 gennaio di operare nel bilancio senza vincoli, senza limitazioni, senza dover attendere o rincorrere delle scadenze. E detto questo è il risultato simbolico. Poi di contenuto, che cosa abbiamo portato in questi anni? In quel bilancio approvato il 31 dicembre, io sono contento di aver portato delle opere pubbliche importanti.
dei finanziamenti importanti. Vi faccio altri esempi, sì. Sì, dei finanziamenti importanti. Abbiamo dei lavori che sono stati appunto finanziati con, con finanziamenti regionali, sulla la scalinata di Piazza Municipio, sull'edificio scolastico delle scuole, della scuola materna. Abbiamo conseguito dei finanziamenti ministeriali importanti per progettazione di opere pubbliche, perché poi l'altro problema forte, grave dei nostri comuni è quello che i bandi ci sono, le risorse ci sono, però tante volte ti chiedono di avere dei progetti pronti e con gli uffici a ranghi ridotti, con il personale. Discorso che facevamo prima, i progetti è non come ce li hai. Un cane che si morde appunto la coda. Tante volte i progetti non ce li hai. Lavori da fare, altri sono stati fatti nel corso di questo, di questo quinquennio. E quindi questi sono risultati per me importanti, insomma, segno comunque di una buona amministrazione. Purtroppo, diciamo, per onere di verità, l'altra cosa importante fatta nel corso di questi anni, soprattutto dal 2016 in avanti, è stata la copertura di debiti pregressi. Noi abbiamo avuto nel corso degli anni, gradualmente si sono disvelate situazioni debitorie importanti, per cifre che per il nostro comune diventano rilevanti, che abbiamo ritenuto con estrema responsabilità di coprire. Questo ovviamente, se prendi i soldi dal bilancio 2018 per coprire debiti fatti nel 2012, è ovvio che nel bilancio 2018 ti sottrai delle risorse. Però abbiamo ritenuto di doverlo fare per senso di responsabilità, perché quella situazione era l'anticamera del dissesto. Quindi abbiamo ritenuto di guardare più alle future generazioni, ai decenni successivi, perché i nostri comuni, secondo me, i piccoli comuni vanno gestiti così, vanno gestiti con il salvadanaio. Prima di preservare il portafoglio, sì. Poi di cominciare a metterci dentro qualche moneta. Perfetto. E poi cominciare a spendere. Sì. Processo regolare è questo. E se nel portafoglio che hai 10 euro non puoi spendere. Tutti 15. Seguono per mancanza di responsabilità. Sì, diciamo che se si segue questo criterio, che se tu in portafoglio hai 10 e no, spendi meno di 10, così le cose vanno e nel corso del tempo vanno. Se hai 10 e spendi 15, prima o poi il meccanismo si qualcuno quella plusvalenza la deve pur pagare. Sempre i cittadini la pagano, non la pagano subito, la pagano dopo anni, ma sempre i cittadini, sempre sulle spalle dei cittadini. Quindi noi abbiamo tentato e penso che ci siamo riusciti a dare piena copertura alle situazioni che sono emerse. E soprattutto a non crearne di nuove, quindi c'è stata un'attenzione, oserei dire maniacale, al bilancio. Non è stata fatta in questi anni una. Questo è il primissimo periodo? O ancora continua questo? No, ancora continua a regime, perché appunto preferiamo non fare un qualcosa che ci piacerebbe avanti fare. Avanti con cautela, questo è il modo per gestire un piccolo comune, perché un piccolo comune va in dissesto secondo me ancora più facilmente di un grande comune, perché il piccolo comune arriva al punto in cui le risorse non entrano più. Il grande comune in qualche modo con giro di partite ha le sue risorse, si riprende. Abbiamo ritenuto di non attingere a nuovo indebitamento, quindi ad esempio non abbiamo contratto nuovi mutui, pur potendolo fare, perché eravamo nelle condizioni per farlo, però abbiamo ritenuto che porre sulle spalle del nostro comune per i prossimi 20-30 anni nuove rate non era la situazione migliore. Quindi abbiamo ritenuto di fare di operare con il buon senso del buon padre di famiglia, si dice nei libri di diritto. Certo. No? Questo in qualche modo forse ha limitato l'ambito di operatività. Però il senso di responsabilità ci ha portato a questo e quindi consegniamo ai futuri amministratori, siano essi amministratori eletti, siano essi, speriamo di no, ma c'è il rischio, gestione commissariale, consegniamo ai futuri amministratori un meccanismo che funziona, un patrimonio, io ho detto in consiglio, un patrimonio di buona amministrazione sul quale poi vigileremo, questo sì, da cittadini vigileremo. Non so se giova ricordare che si dovrebbe votare in
primavera, ma non si sa a questo punto per la sezione. Sì, diciamo in condizioni fisiologiche sì, la nostra legislatura finirebbe a maggio 2019, ma in entrambi i casi, ripeto, consegniamo a chi verrà dopo di noi un patrimonio di buona amministrazione sul quale sulla cui strada chiediamo che si continui, insomma un patrimonio da tutelare e da mantenere. Per tutto ciò, insomma, si evince le difficoltà che avete avuto, sono state innumerevoli, e quello che si è riusciti a fare. Non so se mi vuole aggiungere altro sull'operato di questi 5 anni oppure. No, sostanzialmente è questo. Quello che voglio mettere in chiaro in particolare. Anche come esempi, insomma, da portare. Possiamo andare avanti? Possiamo andare avanti. Io direi di andare avanti proprio così, perché poi la riflessione che faccio io, ma anche un'altra mentre la ascoltavo, no? Una piccola comunità, io la conosco benissimo perché non vengo da New York, non sono il cronista di Roma, di Milano, di Corriere Sero, vivo questo territorio, San Giovanni, la vivo, la frequento, eccetera, eccetera, conosco la gente. E adesso c'è questo processo in corso, voglio dire, che non si sa se definirlo mafioso, questo piccolo comune, c'è questo rischio, insomma, che qualcuno possa apostrofare come mafioso. Sì. Io conosco la gente, ma poi tutta questa mafiosità da dove deriva? Adesso al di là, se esce, se se ne tira fuori il sindaco, immaginate il cronista, da un giudizio da dare a quello che sta accadendo nel comune, all'inchiesta, allo studio, eccetera, eccetera. Me ne tiro assolutamente fuori. Però dov'è l'economia a San Giovanni? Dove questa mafiosità? Cioè una comunità tutta dedita al lavoro, all'agricoltura, gente laboriosa, molta classe impiegatizia, cioè la sgomenta quanto freno tirato c'è nella vostra azione e nell'azione quotidiana anche degli imprenditori, piccoli commercianti del luogo, eccetera. Che questo è l'aspetto che più ci lascia sgomenti, insomma, sì. Che più ci lascia dei dubbi. Ripeto, io sulla questione di scioglimento non voglio entrare nel merito. Detto io. Non voglio entrare nel merito, però non possiamo negarci che una indagine ispettiva e quindi un eventuale scioglimento che ne sia il risultato su un comune così piccolo, io presumo che dalle analisi che ho fatto saremmo, se fossimo sciolti, saremmo il comune più piccolo in Italia a subire lo scioglimento. La prenda come con le pinze, ma dovrebbe essere così. Diciamo, lascia degli interrogativi, no? Sì. su se questo strumento, ricollegando al discorso di prima, sarebbe un'autentica mannaia. Sarebbe una batosta, sarebbe certamente una batosta. La definisca come vuole, ma insomma. Sarebbe certamente una batosta sotto tutti la decapitazione, tutti i punti di vista. Però ripeto, esiste questo strumento dello scioglimento, che è giusto che esista, perché lo Stato deve poter intervenire certo. Laddove vengano riscontrate delle situazioni di possibili conseguenze di anomalie. Sì, giusto, non giusto. Ripeto. Applicato al nostro caso avrebbe delle particolarità che nel comune più grande non ha, insomma, degli impatti. Ma torniamo al concetto mio, che la riflessione che facevo, no, e per la quale c'è da sorprendersi. Dov'è tutta sta mafiosità a San Giovanni? Il procedimento di indagine. Mi viene da chiedere quanto mafiosi sono i cittadini. Il procedimento di indagine non prevede nessuna partecipazione, nessun contraddittorio. Quindi. Noi amministrazione ad oggi non sappiamo quali sono gli elementi che hanno portato intanto all'avvio dell'indagine e poi sui quali si è incentrata l'attenzione della prefettura. Quindi non sapendo quali sono gli elementi anomali di indagine, non posso. Ma al di là dell'indagine, cos'è oggi San Giovanni Gerace? No, oggi San Giovanni Gerace purtroppo è un paese che soffre di spopolamento, che ha visto è partito questo processo. Sì, nel corso degli ultimi 10 anni il nostro paese ha visto molti dei suoi ragazzi partire, insomma, come negli anni 50, come dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stata una nuova ondata di emigrazione. Ragazzi che partono verso il nord Italia, verso l'estero, verso l'Australia, di nuovo, una nuova immigrazione come quella degli anni 50. Tutta gente scolarizzata. Sì, diciamo. Mi scusi se la incalzo sempre, ma le ripeto, non conosco quanto lei San Giovanni Gerace, ma la conosco abbastanza bene perché la vivo. Diciamo che esportiamo il meglio, le nostre migliori risorse se ne vanno, ma purtroppo la realtà sociale, non solo di San Giovanni, del nostro territorio è questa, che la carenza di lavoro, la carenza di buone sistemi
sistemazioni regolari porta molti ragazzi, molte famiglie a dover andare fuori. E quindi questa è la piaga. Quindi su questo purtroppo anche le competenze del comune, le possibilità del comune sono poche, ma io ritengo che quello su cui bisognerebbe intervenire seriamente a livello più alto, a livello di politica più alta, sono questi problemi sociali che rischiano di determinare per i nostri comuni piccoli, nel giro di qualche anno, di qualche decennio, il completo spopolamento. Questo è un problema serio. Allora, se vorrà, se poi ci sarà occasione, torneremo a San Giovanni in Gerace, ma come dicevo dobbiamo spostarci e parlare anche per interessare quanta più gente possibile che in questo momento ci sta ascoltando, che vuol sentire anche un po' un sindaco, un bravissimo sindaco che partecipa attivamente anche nel comitato, nell'assemblea, che quindi si occupa di questo territorio in maniera diretta e massiccia, e poi anche il pensiero ovviamente di un amministratore, di un politico per quello che sta per scadere, per le scadenze, per quello che sta per accadere, per le scadenze che abbiamo a livello politico, no? le regionali, l'Europa e quant'altro. Io comincerei dalla Locride, no? La Locride ha un problema grosso. In prima fila mettiamo tutti quanti, anche nei dibattiti che facciamo, nelle disquisizioni, nelle conversazioni che facciamo qui al nostro 60 News, la sanità in questo periodo, al primissimo posto. Guardi, io vengo l'altro giorno, sono stato allo stadio, è caduto un tifoso della Bari, ci siamo quasi vergognati del non poterlo soccorrere direttamente qui in questo posto. Un primo intervento a Locri, poi è dovuto partire per Reggio Calabria. Lei si immagini, abbiamo un tifoso lì occasionalmente, la partita, quelle due ore, lei si immagini insomma quanta difficoltà ci sia nel parlare poi di turismo, nel portare gente qui eccetera eccetera, se non riusciamo a garantirgli quel minimo di salute e tranquillità possibile. Come sindaci, come state affrontando questo problema? Sì, io dico, a me piace anche fare sintesi, no? Perché tante volte si parla, ci si allarga. Io dico, i gravi problemi, i grossi problemi del nostro territorio si sintetizzano su tre direttrici. Poi sostanzialmente sì. La sanità, primo problema. Il problema dei problemi, la questione delle questioni. Che si è ingigantito, diciamo, in questo periodo. È sempre stato che anziché, tra i che anziché primi. Vedere dei miglioramenti, ha visto delle regressioni. Quindi la sanità, il problema della viabilità, non ci dimentichiamo mai che raggiungere la Locride è difficile, cioè il ponte sull'Allaro qui a Caulonia è monumento ai nostri problemi, diciamo alla grave situazione che viviamo. E quindi sanità, viabilità e il problema del lavoro. Allora. Queste sono le tre tematiche grandi, tutto il resto è importante, tutto il resto è rilevante, ma queste sono precondizioni. Potrebbe venire dopo. Sì, queste sono precondizioni per poter dire che siamo parte dell'Italia civilizzata e moderna del 2019. E voi sindaci che in tutti questi anni avete parlato di questi tre fondamentali bisogni che ha questo territorio in diverse maniere, in atto come? Noi sindaci forse non siamo riusciti a farci sentire a fondo su queste questioni, non che siano mancate le occasioni, non che siano mancate le tentativi, la forza sulla sanità. Io devo dare atto, il sindaco di Locri si è fatto portabandiera giustamente e correttamente di questi delle problematiche, di tutte le problematiche che giorno per giorno vive il nostro ospedale. E purtroppo tante volte ci fermiamo un attimo prima. A me piace dirlo, a fine novembre è stato ospite nella Locride il presidente Conte, il problema sanità, che era, ripeto, la questione delle questioni, è rimasto dietro le quinte. Poi pare che abbia detto che a febbraio doveva tornare. A gennaio, siamo già in ritardo. Siamo già a febbraio. Siamo già quasi a fine febbraio. Speriamo, però ripeto. Cioè, piuttosto diceva, insomma, in questo periodo avrebbe studiato, non so se ha studiato. Poi lo interrogheremo comunque. Sì, anche se io poi ritengo che la visita del Presidente del Consiglio, del Ministro, che ha la sua importanza, certo anche simbolica, anche di presenza istituzionale, poi sia un momento, il momento esterno. Poi l'importante invece sarebbe non avere il Ministro, ma avere il funzionario che sta lavorando.
ti consenti, anche perché è un po' l'unica cosa che hai, l'unico strumento, l'unica arma che hai a disposizione, ti consenti quell'ironia, ci scherzi su, sai quando sei impossibilità di risolvere un problema, io ci scherzi non, su. Non possiamo... magari sei irriverente con te stesso, con le persone che ti stanno accanto, ma come fai se non riesci poi a risolvere? Questo è l'atteggiamento normale, perché quando sei impotente. Altrimenti bisognerebbe veramente, diciamo... menarsi la testa. Sì, dichiarare fallimento e fermarsi. Invece insomma. No, non bisogna... No, io questo ritengo di no, ritengo che bisogna sempre continuare a farsi sentire. Secondo lei Pino Bumba, la sindaco di San Giovanni, che cosa dovrebbe succedere? Secondo me ci vuole un salto di qualità nel farsi sentire, a livello di regione, a livello di governo nazionale. Ministero, sì. Quindi i sindaci dovrebbero farsi sentire meglio e di più, anche con iniziative clamorose. Insomma, noi qualcosa abbiamo fatto, siamo andati a Roma per la questione sanità, e qualcuno ha detto è stata la passeggiata, la gita dei sindaci a Roma. Io ritengo di no, perché comunque quando sul tavolo del ministero arriva la notizia che c'è stata passeggiata tra virgolette, sì, che un certo numero di sindaci è andato a Roma a protestare per una questione, non può passare completamente inosservata. Poi, chiunque sia ministro in quel momento, sì, e senti dire, senti passeggiata qui, bisogna... soprattutto a Roma, e poi magari altre mobilitazioni, poi un attimino. Poi bisognerebbe avere la costanza di portarle avanti, sì, di farne non una, non due, ma 10, con mille forme, con la costanza necessaria. Forse questa ci è mancata. E poi l'avere, diciamo. Allora, qui c'è il discorso. C'è un nuovo governo, si è dato del tempo, magari pure, non lo so, poi cosa che la vita vissuta o all'interno del comitato, dell'assemblea, cosa avete fatto, dibattuto, come avete vissuto la faccenda, il governo nuovo, ma anche c'è il commissario nuovo, stiamo dando del tempo a questo commissario nuovo? Diciamo, il commissario nuovo ha incontrato i sindaci a Locri, su un incontro organizzato dal prefetto, sì. Io ritengo che sia stata un'iniziativa molto positiva, perché i problemi si vedono sul posto, sentendo i diretti interessati, sentendo gli operatori, sentendo chi può dare il proprio contributo. E ovviamente i tempi sono ancora molto, molto stretti, insomma la nomina è di un mesetto fa, penso, insomma poco più di un mesetto fa. Quindi speriamo che quelle che sono state premesse positive possano poi maturare con qualche quindi risultato. Quindi Conticelli, diciamo, per il momento chi vivrà vedrà, possiamo dire questo, possiamo, va bene, ma invece per chi è stato commissario per tutto questo tempo io non ho più sentito parlare di Scura. È un po' oscurato, eclissato. Sì, ma è giusta sta cosa o no? Nel senso, guardi, che poi chi è stato lì commissario per così tanti anni, ha percepito così tanti fondi pubblici, cioè nostri, abbia conseguito quello che ho conseguito, quei risultati che mi pare che non siano, ma a parere di tutti quanti, perché siano presi lusinghieri, eccetera, eccetera, non se ne parli più. E ripeto, anche quello che... È un problema o va bene? No, è il problema, lo dicevamo prima, forse la pecca, insomma, dei sindaci, dell'assemblea, io mi ci metto per primo, sì, è proprio questo, di non far, forse un problema di scarsa considerazione, sì, di se stessi, non abbiamo saputo con autorevolezza alzare la voce quando andava alzata la voce, fatta sentire la nostra opinione quando andava fatta sentire, perché ritengo poi alla fine di tutto noi parliamo, discutiamo, ma alla fine noi siamo rappresentanti dei cittadini. Mi fa piacere, insomma, sentire cittadini queste parole, che perché ognuno si deve battere il proprio petto. Sì, no, parzialmente. Perché facile, ognuno... la coppa di Scura, ha fallito Scura, eccetera, eccetera. No, noi forse questo, noi non siamo riusciti a farci sentire con costanza. Per non ripetere gli errori di prima, cerchiamo un po' di risolvere adesso la faccenda. Io spero che si possa fare. L'interlocutore adesso è molto più disponibile. Nuova fase. Perfetto, adesso andiamo territorio, quindi la sanità, viabilità manca a parlarne, perché cioè, qui veramente abbiamo le mani e forse anche più, perché qui si dovrebbero creare situazioni completamente opposte, nel senso trovare quelle facilitazioni per far raggiungere questo territorio, e invece dobbiamo già salvare il pregresso.
dobbiamo già spendere tutte le forze per salvare il percorso, cioè quelle poche strade che abbiamo, cercare un po' di tenerle in piedi, tipo il Ponte Alro, vedere un po' come si riesce un po' a mantenere sistemato per come allo status quo, farlo tornare allo status quo. È chiaro che però scriviamo oggi giorno, sappiamo che si raggiungono località anche le più disparate in tempi da record, in tempi celerissimi, no? Anche posti che sconosciuti un tempo dal punto di vista turistico, mi riferisco ovviamente, che adesso sono totalmente fruibili a costi anche abbastanza irrisori. Quindi è inutile parlare, perché 10 anni fa, 20 anni fa, con certi organismi, corse come quanti altri qua in zona che si occupano principalmente di turismo, si parlava di creare condizioni favorevoli, favorevolissime per raggiungere questo territorio in tempi molto più ristretti. Si è creato il problema opposto, piuttosto in tutti questi anni, cioè preservare l'esistente. Sì, io da questo punto di vista dico, il mio comune, lo dico sempre, deve tutto sommato considerarsi, diciamo, fortunato, perché per la nostra posizione noi siamo a 5 km da Gioiosa Superiore, sì. Quindi siamo sostanzialmente allo sbocco, allo svincolo dell'Ionio Tirreno, quindi sì. Siamo a mezz'ora da Rosarno, a mezz'ora dell'autostrada. In una situazione, ripeto, tutto sommato favorevole, perché ci consente di arrivare in un'oretta all'aeroporto, sì, di Lamezia, in un'oretta all'aeroporto. Però stiamo parlando di lei, stiamo parlando di noi. Sì, questa situazione favorevole non la vive tutta la Locride, perché abbiamo ad esempio un'infrastruttura, ritengo che sia stata rivoluzionaria la nuova, il nuovo tratto della 106, che Lo conosciamo tutti, insomma, per arrivare da Roccella a Locri ormai, o da Caulonia a Locri, i tempi si sono dimezzati, forse, sì, forse anche più che dimezzati. Però poi da Locri in poi, insomma, c'è un mondo, e anche nella parte più alta, c'è un mondo che rimane fuori da queste novità. Dovremmo aspettare altri 30 anni, altri 40 anni, li vedranno, sì, i nostri figli, i nostri nipoti. Questo è quello che diciamo è mancato negli ultimi decenni, l'ultimo decennio forse, la progettazione, la programmazione di queste opere importanti, che viceversa negli anni 80, 70 erano state programmate, che poi con tutto il tempo loro hanno visto la luce. Guarda, la tengo io la patata bollente, non la faccio dire, non la faccio tenere al sindaco. Ad esempio le ferrovie, no? Quante battaglie ne abbiamo contate, ne abbiamo fatte attivamente, passivamente, lontanamente, vicini appunto alle vicissitudini, alle lotte di certi organismi, i comitati per la difesa della linea ferroviaria ionica e quanto altro, no? Sa perché faccio questo argomento? Perché in atto si sta tornando a parlare di avere un collegamento, no? Reggio, Milano, notturno, anche in questo tratto, sì, la Ionica. Noi abbiamo perso tutti i treni, cioè non è dire che abbiamo perso un treno, due treni, tre treni, che comunque si sia salvata una corsa, due corse, tre corse, insomma il minimo necessario per poter anche da qui poter usufruire della linea ferrata, che c'è, e se c'è deve avere una funzione, deve avere un utilizzo, deve avere un'utilità, esatto. Sotto questo aspetto, che cosa si è, cioè tutta questa lotta a cosa è servita? Sì, cioè come fa tutto un processo a cadere nel nulla, cioè a disperdersi così in maniera totale? Dal punto di vista dei collegamenti ferroviari, effettivamente la linea ionica è stata abbandonata. E mi scusa se aggiungo, perché si deve fare questo costo di fattibilità con tutto quello che si spende per il gommato? Sì. No, ma poi i costi di fattibilità, il bilanciamento costi-benefici, io ritengo che sia della logica. Che chissà quanto dureranno poi, no? Si mette il microfono. Cioè questi studi, questi calcoli, adesso chissà quanto dureranno prima di arrivare a, sì, io ritengo che ad un parametro, ad una valutazione. I bilanciamenti, i costi-benefici fanno parte della logica aziendalistica, no? Sì. Un'azienda privata opera in quel modo, lo Stato non necessariamente deve fare questo tipo di bilanciamento, sì, è ovvio, non può sperperare denaro pubblico, però alcune iniziative, alcune opere pubbliche… qui si parla di un'iniziativa, nel nostro caso una, di un Reggio Milano, va fatta anche, perché il Reggio anche Milano a costi passa che la Lamezia, certo, Sagrada, passa, certo, da Napoli, passa da Roma, quindi copre Firenze, Bologna, copri tutto. Sì, e sarebbe stato ancora utilizzato, perché
le tratte, ad esempio, che adesso si sono fortemente sviluppate, su, che vanno verso il nord Italia, tramite, la gente libera di scegliere attraverso gli autobus, sono fortemente utilizzate. Quindi a maggior ragione sarebbe utilizzato il treno, che è percepito ancora correttamente come un mezzo più sicuro, più comodo. Sì, anche perché il gommato è facilitato con danari pubblici pure. Peraltro anche facilitato con danari pubblici. Quindi, peraltro, io dico, sulla nostra linea, abbiamo delle stazioni, delle belle stazioni, tutto quello che... Sulla nostra linea ionica, l'errore fatto nel passato, secondo me, è anche quello di non averla voluta riconvertire correttamente, perché poteva anche essere una linea, diciamo, riconvertita per arrivare agevolmente a stazioni di scambio importanti, che poteva essere la metro, che poteva essere Catanzaro, eccetera. Neanche questo, perché anche... oppure arrivare all'aeroporto poteva avere un senso, riconvertire la linea ferroviaria ionica per arrivare ai due aeroporti di Reggio e di Lamezia, poteva essere una valida e un sensato modo per riconvertirla. Neanche questo è stato fatto, quindi c'è stato un abbandono sostanziale, che è diventata la linea dei treni locali, che gradualmente hanno... Molto bene, come terzo aspetto il lavoro, vi diceva, no? Abbiamo fatto sul podio, figurativamente abbiamo messo la sanità, la viabilità e il lavoro. Il lavoro che poi paradossalmente in questo periodo, come è giusto che si faccia, lo dicevo anche con l'ultimo ospite, c'è stato martedì passato qui sempre a 60 News, no? Di questa Europa, adesso andiamo a votare, a rivotare per l'Europa, che comunque sentiamo sempre molto distante, quantunque ancora ci sono organismi che ci dicono, giustamente, perché lo è, che dobbiamo sentirla più vicina, perché l'Europa è vicina, è dentro di noi siamo Europa, però ancora non la parliamo di questo lembo di terra, parliamo di Calabria ovviamente, non la percepiamo, non conosciamo la vera entità, la vera utilità di essere europei. Sì. E ci lamentiamo che non c'è lavoro. Noi con l'Europa possiamo avere Europa, ma cosa con l'Europa possiamo avere il lavoro? Ecco, ma voi come amministratori pubblici cosa fate per avvicinare? Perché poi dovete essere voi a guidarci, a creare quell'anello di congiunzione, no? con i giovani soprattutto, no? Guardi, io dico, il nostro territorio, i comuni interni poi in particolare, hanno vissuto dei decenni negli anni 70, 80, 90, fondati sul pubblico impiego diffuso. Parliamoci molto chiaramente, insomma, in ogni famiglia c'era uno stipendio pubblico e su quello si faceva leva come economia della famiglia. Del mondo, sì. E questo ha consentito ad una generazione, sostanzialmente alla generazione dei nostri genitori, dei nati poco prima o poco dopo la seconda guerra mondiale, di andare avanti, di farsi famiglia, di avere figli, di mandarli all'università, eccetera. Questa stessa fortuna, questa stessa peculiarità, la generazione successiva non la può vivere. Quindi o ci si rende conto di questo, che quel mondo è finito, insomma, e quindi bisogna, quando si parla di lavoro, non bisogna automaticamente avere in mente il lavoro pubblico, ma bisogna avere in mente appunto il soprattutto l'imprenditorialità privata, che deve essere, e qui entra in gioco lo Stato, che deve aiutare, incentivare, sollecitare, quindi ben vengano tutte le iniziative, anche finanziate con fondi comunitari, insomma, in questi anni da parte della regione ci sono state delle attenzioni anche per i centri interni, no? Gli agglomerati urbani interni, anche per i centri interni, sì, voi avete beneficiato, non di grandi somme, però insomma le attenzioni ci sono state tante volte nei bandi per i finanziamenti delle opere pubbliche, di iniziative varie, i comuni più piccoli hanno dei vantaggi, delle corsie preferenziali. Ritengo che questo sia da fare sempre di più, da fare sempre meglio, prendendo a modello altre regioni che lo hanno fatto prima e lo hanno fatto con buoni risultati. Questo è quello che si può fare oggi, non sognare un ritorno all'Eden, sognare un ritorno a situazioni che non esistono più. Insomma, parlare ancora dell'impiego pubblico diffuso, degli impiegati, degli operai forestali, 80 per ogni paese, è utopia, non esiste. Senta, adesso saranno in molti nel suo comune a beneficiare del reddito cittadinanza? E guardi,
il 90% non abbiamo fatto la mia vita. So che in altri comuni ci sono state delle corse all'anagrafe, a spostamenti di residenza, a addirittura forse separazioni, sì, tra coniugi, separazioni vere, false, fasulle, eccetera. Cosa succede su da noi non c'è stata una corsa a questo, cioè, da noi c'è un'attenzione, è uno strumento che ancora obiettivamente non conosciamo bene, mm-hmm, non ne conosciamo nel dettaglio le caratteristiche, ovviamente situazioni di povertà, situazioni di estremo bisogno ce ne sono, io mi auguro che questo strumento riesca a fare il proprio lavoro, quindi ad aiutare queste situazioni e non aiutare il furbetto, non aiutare chi diciamo si ingegna a risollevare le economie delle famiglie, ma soprattutto anche a poi avvicinare i soggetti al lavoro, al mondo del lavoro. Ascolti, la regione che vorrà? Adesso si andrà a votare, la regione, abbiamo questa opportunità come calabresi. La regione di partire con nuova vigoria, con nuova squadra di governo, con più entusiasmo. Diciamo che l'esperienza di questi 5 anni, io la ritengo di questi 4 anni. Speriamo di non ripetere l'esperienza di questa legislatura, nel senso, in quale senso, perché poi ha visto andato avanti col freno tirato perlomeno per i primi 2 anni, no? Con il fatto di, infatti, ci sono stati più rimpasti di giunta, cambi, eccetera, eccetera, problemi giudiziari e quanto altro. Sì, io ritengo che qualcosa di buono è stato fatto. Qualche seme è stato buttato, qualche frutto, qualche risultato è stato portato a casa. Non mi chieda se è poco o tanto, se si poteva fare meglio, le condizioni date erano quelle. E certo, ci vuole lo scatto, ci vuole uno scatto in avanti. Le regioni del sud, la nostra, hanno tantissimi fondi comunitari che vanno utilizzati, qua ci vuole uno sforzo importante sia della politica sia anche dell'apparato burocratico. Corre un filtro pulito alla regione Calabria, già la regione Calabria fa passare questi fondi. Sì, perché torniamo, stiamo parlando di problemi, stiamo parlando di carenze di risorse, stiamo parlando di carenze di infrastrutture e poi non utilizzare le risorse che provengono da fonte comunitaria. Per un apparato burocratico forse vuole anche le istituzioni, gli enti, insomma, ognuno al proprio posto e ben salde. Magari parlando anche di partiti, cioè l'esecutivo che vorrebbe, mi può fare un esecutivo a livello regionale? Sì, parliamo di regione, sì. La regione che vorrebbe. Il sindaco di San Giovanni Gerace, Pino Bumbaca. L'esperienza del presidente Oliverio, ripeto, io la valuto complessivamente in termini positivi. Sì. Poi ci sono stati dei problemi in corso d'opera, non ce li nascondiamo. Anche personali, anche personali, purtroppo, insomma, con delle limitazioni. Mm. Una nuova regione su quella scia potrebbe proseguire e dare questo sprint, questo scatto necessario. Basta cambiare l'abito, secondo lei, sì? Basta cambiare quello che è da cambiare, ovviamente. E magari anche qualche soggetto. E anche qualche nome, certamente. Sì. Però vedremo, c'è un anno davanti, vedremo cosa si presenta anche sullo scenario. E invece l'Europa, questa illustre sconosciuta, mi verrebbe da dire questo anche in relazione a tutto quello che finora si è detto, no? Perché poi siamo Europa, ma la conosciamo bene l'Europa? Ci conosciamo bene? Sappiamo come siamo fatti come europei? Lo stiamo imparando adesso? Sì, le dinamiche della politica a livello europeo, a livello di Parlamento europeo, sono molto distanti da noi. Mm. Noi non le percepiamo, non ne percepiamo i risultati giorno per giorno. Sì. Certo, poi esce che l'Europa impone che bisogna coltivare. Cioè, come potremmo essere maggiormente coinvolti? Chi dovrebbe coinvolgerci di più? E sull'Europa, secondo me, chiedo sull'Europa trovo apatia, trovo disinteresse. La sfida dei partiti politici, di tutti i partiti politici, è quella della competenza. Sì. Perché bisogna mandare in Europa persone stracompetenti. Perché lì si parla di questioni molto specifiche, molto dettagliate, mi viene in mente l'agricoltura, mi viene in mente questi ambiti importanti, sui quali sarebbe importante che ogni partito
facesse una selezione al suo interno per mandare... Perché finora è successo il contrario. Non necessariamente è successo questo. Cioè, finora tante volte sono andate le seconde linee, sono andati quelli che non trovavano posto in Italia, esatto. Parliamoci chiaramente, insomma. Ecco. La sfida... Speravo che lo facesse. La sfida invece è quella della competenza, perché rispetto alla burocrazia esasperata di Bruxelles e di Strasburgo, l'apporto positivo che i partiti potrebbero dare, secondo me, è rapporto, tutti i partiti tra le regioni, cosa è il rapporto tra gli stati, certo, con i tempi, con i modi, insomma, in cui stiamo vivendo adesso l'Europa. Sì, vediamo quello che sta succedendo. Ci vuole estrema competenza, certo, e anche autorevolezza. Insomma, il nostro paese deve avere sullo scenario comunitario un peso, un rilievo forse maggiore di quello che ha in questo momento, parliamoci chiaro. Abbiamo fatto il bilancio su tutti. Siamo oggi partiti dal piccolo paesino per arrivare al continente. Sì, però abbiamo superato, sarà il discorso dei collegamenti che ci ha un po' reso, così mi ha messo un po' fumo in testa, no? Abbiamo superato l'Italia subito, siamo proiettati in Europa, Bruxelles, eccetera, eccetera. Ma l'Italia, visto quello che sta succedendo, nel senso c'è freno tirato anche in Italia, problemi di campagna elettorale subito, messi subito sui piani di lavoro da parte dei due maggiori esponenti di questo esecutivo, cioè Di Maio e Salvini. Abbiamo perso forse troppo tempo sul discorso della cittadinanza, lavoro, e magari i migranti con Salvini? No, io sono critico nei confronti di questo governo. Devo dire la verità, io sono stato sin dall'inizio simpatizzante di questo Movimento 5 Stelle, perché l'ho visto come una possibile, diciamo, una possibile novità importante che andava a scardinare delle logiche. Poi col passare del tempo ci rendiamo conto che di novità c'è ben poco. Tra il dire e il fare. Qualche giorno fa, sulla vicenda dell'autorizzazione a procedere su Salvini, si sono comportati né meglio né peggio, né diversamente, di come hanno fatto in passato gli altri partiti. Quindi questo cambiamento, si sono ambientati velocemente all'ambiente romano, alle stanze del potere. Quindi in qualche modo penso che abbiano tradito anche molte delle aspettative di quelli che li vedevano con simpatia e che li hanno anche magari appoggiati elettoralmente. Mm-hmm. Poi in politica bisogna guardare i risultati. Questo governo è in carica da giugno, quindi poco meno di un anno, 10 mesi, insomma 9 mesi, e il suo biglietto da visita ce l'ha avuto la finanziaria, la legge di bilancio 2019, nella quale obiettivamente si è visto poco, si sono viste queste due misure bandiera del reddito di cittadinanza e della modifica della legge Fornero sulle pensioni per la quota 100, e oltre a questo obiettivamente ancora si è visto poco, e soprattutto queste misure, l'intera legge finanziaria va a trovare copertura con l'aumento del deficit. Questo da sindaco poi mi fa particolarmente fastidio, perché noi siamo obbligati a chiudere i bilanci, bilanci nei quali la differenza entrate e uscite deve fare zero. Lo Stato viceversa si può permettere di andare in deficit, ma ben venga anche questo quando lo si fa per una prospettiva, lo si fa guardando avanti in lungo, per una prospettiva che può esserci. Qui sembra che il finanziare queste misure non sia una visione di prospettiva, ma sia una visione di immediato rendiconto elettorale dopo pochi mesi. Sì, io sono un chiacchierone, dipendesse da me starei ancora qui a parlare con lei chissà quante altre ore, però mi fanno cenno che i tempi sono limitati e stanno per scadere, ma un paio di altre questioni debbo trattarle con lei, nel senso, perché poi l'altro giorno siamo occupati del santuario della Madonna delle Grazie, che aveva creato non poche turbulenze a San Giovanni di Gerace. Pace fatta, problemi risolti o cosa? Poi tra l'altro chiuderemo il nostro Santa News proprio con un servizio, così vedremo anche delle immagini, godremo anche delle immagini del santuario. Turbulenze chiuse, c'è stato un consiglio comunale convocato ad hoc su richiesta della minoranza su questa questione,
sulla gestione del santuario in questi 5 anni. Sì. Il Consiglio Comunale è stato celebrato l'8 febbraio e io sono contento del fatto che quel Consiglio Comunale, che era partito con delle polemiche anche sui giornali, con un portare avanti delle questioni che obiettivamente secondo me non dovevano essere oggetto di polemica, sono contento che quel consiglio poi si sia chiuso bene, perché in quell'occasione il gruppo di maggioranza e il gruppo di minoranza si sono trovati alla fine a votare insieme un ordine del giorno proposto dalla maggioranza per impegnare il Comune a continuare, a proseguire per il futuro nell'azione di tutela del santuario. Quindi abbiamo messo un punto fermo, siamo tutti d'accordo, quando si parla di queste cose siamo tutti d'accordo e sorvoliamo e superiamo le polemicucce sterili e ci mettiamo tutti d'accordo, e è significativo, è stato votato all'unanimità un ordine del giorno, quindi la vicenda io la considero chiusa. È chiusa nel migliore dei modi. Siamo tutti molto contenti. Sindaco, per chiudere, in questo momento ci staranno guardando tante persone. Credo che ci siano anche tante persone di San Giovanni Gerace che sapranno della presenza sua qua in studio al 60 News, e con probabilità c'è magari anche il futuro sindaco di San Giovanni di Gerace che in questo momento ci starà guardando. Allora, si rivolga non alla totalità dei nostri ascoltatori, figurativamente si intenda, ma al futuro sindaco. Qual è il testimone che lascia? Qual è il filo diretto che vogliamo instaurare? Qual è la comunicazione con quel signore lì? Sì, io l'ho detto in occasione del Consiglio Comunale del 31 dicembre, di cui parlavo prima, dell'approvazione del nuovo bilancio. Lasciamo un patrimonio di buona amministrazione, lasciamo un ente con gli ingranaggi funzionanti e anche ben oliati, lasciamo un ente che nella limitatezza delle risorse, sia finanziarie sia umane, nella limitatezza del tutto sommato garantisce quei servizi che è chiamato a garantire. Quindi la sfida che lancio insomma a chi verrà dopo di noi, che la mia amministrazione, il mio gruppo lancia a chi verrà dopo di noi, è quella di continuare in questa azione di buona amministrazione. È facile amministrare quando si hanno i soldi, è facile amministrare quando si fanno dei debiti che poi qualcuno chissà quando, chissà dove pagherà, sempre i cittadini. Non è facile amministrare quando bisogna appunto centellinare le risorse. Noi questo abbiamo fatto e questo chiediamo che si continui a fare sempre nel migliore dei modi. Quindi lasciamo i conti in ordine, lasciamo un ente che non ha debiti, perché i debiti che sono emersi sono stati gradualmente tutti saldati o avviati a soluzione. Chiediamo che si continui in quest'ottica, chiediamo che si continui in questa opera di buona amministrazione. È una sfida, mi rendo conto, non è stato facile. È una sfida che però necessariamente, se si vuole che il Comune abbia vita per altri, per il futuro, questo è il modo per dargliela, questa nuova vita. Altrimenti il rischio del default è dietro l'angolo, perché bastano poche migliaia di euro mal spese che un comune piccolo va in sofferenza. Quindi a chi verrà dopo di noi, il mio gruppo dice: vigileremo su questo, sul fatto che l'esperienza di buona amministrazione che noi abbiamo avviato e che è certificata dai conti, questa esperienza continui e non vada appunto dispersa. Sindaco Pino Vumbaca, la ringrazio per tutte le chiarezze fatte, per l'enorme schiettezza usata e per aver impreziosito questa ora di programmazione al nostro 60 News qui a Telemia. Grazie per la sua presenza e grazie a voi amici telespettatori. Grazie a voi. Servizio ora sul Santuario della Madonna delle Grazie di San Giovanni di Gerace, e a domani per un nuovo appuntamento al 60 News. Buona serata a tutti. Nel corso dell'ultimo portato in aula il bilancio relativo alla gestione del Santuario di Maria Santissima delle Grazie relativo al quinquennio 2014-2018. Una questione che aveva animato il dibattito politico, portato anche all'intervento del prefetto
la consigliera Maria Teresa Garabetta, ha svolto un dettagliato rendiconto di tutte le entrate e le uscite, specificando come il totale delle giacenze a fine anno abbia avuto sempre segno positivo. Sono state realizzate, ha detto, interventi di manutenzione ordinaria anche attraverso le maestranze del comune. In più occasioni si è proceduto alla pulizia straordinaria delle decorazioni e della volta. Inoltre è stata curata con attenzione l'umidità di risalita rinvenuta alla base della parete destra dell'edificio. È stato curato il completamento del sistema di raccolta acque meteoriche del tetto. È stata garantita la costante pulizia e il decoro del cortile della villa, location per manifestazioni collegate alla vita del santuario, ed è stata predisposta l'installazione di una pedana per l'accesso delle persone con mobilità ridotta. Il Consiglio ha curato ogni anno l'organizzazione della festa di settembre, interfacciandosi con l'amministrazione e creando un apparato organizzativo tale da consentire la migliore riuscita delle manifestazioni con un'oculata gestione delle risorse finanziarie. Da registrare l'aumento del numero di matrimoni celebrati al Santuario Maria Santissima delle Grazie, dai 7 del 2014 ai 14 nel 2018. L'amministrazione comunale, d'accordo con il consiglio di amministrazione, si è attivata per la chiusura delle querelle sulla proprietà del santuario e alla sua gestione, arrivando alla formale trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari del titolo di proprietà in favore del comune. Il gruppo di maggioranza ha presentato un ordine del giorno per impegnare il comune a continuare nell'azione di tutela del santuario, votato all'unanimità. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti. Dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.